questa profonda implicazione, per questo coinvolgimento di uomini e di cose, per il piano comune di progettualità e utilizzabilità, la moto in familiare, spesso è stato un capofamiglia, ma non è magari in questo nostro caso, provocherà una duplice correlata crisi della famiglia e della casa, della loro organizzazione interna e delle loro relazioni, la crisi della presenza come soggettività e quella, in eccezione di martiniana, che Chiara si dirà molto, e come oggettualità, nel senso invece magari chiarito da Lodigliaro, dello sguardo e dello statuto quotidiano dell'oggetto. È un po' difficile, ma è scritto veramente bene, calza perfettamente. Allora, la casa e gli oggetti, ci dice ancora, perdono la loro abituale visibilità e lo sguardo la sua capacità di penetrazione, divenendo sempre più opaco e difficile. Come se crollasse un centro che sosteneva una consolidata strategia familiare dello sguardo e garantiva riconoscibilità agli oggetti. Quindi le cose che prima nell'ordine affettivo e giuridico che le sosteneva e le serrava, per così dire, in un'unità pratica e simbolica, ora si presentano, seppur relativamente, docili allo sguardo, vivendo improvvisamente irrequiete, autonome presenze, e lo sguardo, il semplificante sguardo dell'abitudine, che prima esercitava con inavvertita disinvoltura la sua vigilanza e la sua capacità di domesticazione delle cose, smarrisce l'orizzonte abituale e la stessa possibilità di rassicurante percezione. Le cose senza il padrone si presentano percorse da una ribellione anarchica, da una caduta o da un eccesso di domesticità. Lo sguardo, invece, fin tanto che può esercitarsi, garantisce un rinnovato rapporto con il mondo. E questo credo che sia un po' il tema vero di analisi di Chiara. Quindi, prego. Grazie. Come avete avuto modo di capire, la mente si parla di perdita e di risoluzione, insomma, di riscatto di questa perdita, di un nuovo lutto. E la tesi si mostra di due volumi che sono Le forme del pianto, studi della natura e la frazione del lutto, e Le forme del tempo, archeologia di memoria familiare. Ed entrambi tentano di rispondere appunto alla domanda introduttiva, ovvero quali sono le forme di risoluzione che vengono mette in atto nel momento in cui subisce una perdita o un lutto. Da un lato, questa domanda è stata tentata di rispondere seguendo la figura di Ernesto De Martino, approfondendo la figura di Ernesto De Martino, che è stato un antropologo napoletano che dall'incontro di antropologia e filosofia è riuscito a storicizzare la cultura popolare, quindi tutta quella sfera di tradizioni, di pratiche mitico-rituali, di pratiche magiche, e rendendole dei veri e propri oggetti di studio che fino a quel momento non erano stati, come dire, in un certo senso appropriatamente approfonditi. E questa cosa è stata molto importante perché il nocciolo, diciamo, della ricerca di De Martino è parlare di tradizioni, e che senza tradizioni, sostiene De Martino, difficilmente non può maturare come persona nella storia, perché è da questo orizzonte protetto che viene costituito dalle tradizioni che l'uomo appunto impara le strategie di risoluzione dei momenti critici. Infatti, il caso del pianto rituale di Cane, che è il mio oggetto di indagine, è appunto una tradizione che si fonda sull'iterazione e sulla ripetizione di un gesto che ha origini molto antiche e che De Martino appunto ha indagato in Italia negli anni 50, dove c'erano queste, dove insomma ha trovato una situazione in cui la donna veniva chiamata, la lamentatrice veniva chiamata in sede di un lutto. E il più delle volte questa donna era estranea al nucleo familiare che aveva subito la perdita. E questa donna, grazie a dei modelli espressivi, a dei codici espressivi, metteva in pratica una ritualità, una mimica, una melodia, e accompagnava tutto il cerimoniale funebre, quindi a partire dalla veglia fino alla processione, fino al rito poi eventualmente cristiano e fino ad arrivare alla rinnovazione. Quindi il pianto rituale, come dicevamo prima, è una tradizione che permette all'uomo di avere un orizzonte protetto entro cui avere un tempo e un modo diverso anche di
elaborare quelli che sono dei momenti molto concitati, molto difficili per la persona. E questo è per quanto riguarda la parte di ricerca, e il libro fotografico in realtà non c'è più pianto rituale, ma il pianto rituale e la metodologia di riscatto viene tradotta attraverso la fotografia, che serve un po' quasi come una terapia appunto in questo caso. E questo è il volume, adesso ve lo mostro e poi vi racconto un po' come ho lavorato. Video seppur molto veloce, quindi dà un po', lo so, era per stare nei tempi, però dà un po' l'idea di quelli che sono i diversi linguaggi che poi verranno approfonditi a breve. Le case nere sono bellissime anche per me, nella stampa. Grazie. Il nero fortunatamente vedo bene. Sì, cioè, però non avendo seguito, come dire, non avendo avuto modo di seguire passo passo la stampa. Questo libro racchiude diversi linguaggi della fotografia e diciamo un po' tutte le strategie che ho cercato di mettere in atto per appropriarmi di quella che è l'eredità materiale che resta e che è la verità. Infatti ho trattato, in questo caso la fotografia è stata sia uno strumento di indagine che un supporto per ricordare, per attivare sempre la memoria. Infatti ho trattato la casa inizialmente come un grande archivio e mi piacerebbe soffermarmi un attimo sul discorso dell'archivio, sul concetto. Infatti Cristina Baldacci sostiene che l'archivio ha la potenzialità di aprirsi al significato ogni qualvolta viene innescato a una modalità di lettura. Infatti per essere compreso ha bisogno di essere messo in scena, di essere costantemente attivato, che è un po' quello che ho cercato di fare all'interno di questo libro. Infatti abbiamo la casa, che appunto è un grande contenitore di cultura materiale e di memoria familiare, e ci sono in questo caso due tipi di casa: una casa che ha subito profonde trasformazioni in base alle necessità, insomma, poi a seguito della scomparsa dei miei nonni, e un'altra casa invece che è una vera e propria casa museo, quindi una casa congelata nel tempo che quasi attende che una presenza debba arrivare, e quindi questa cosa rende la casa piena di emozioni, insomma, anche contrastanti. Quest'ultima immagine ci suggerisce un po' quello che è il prossimo step, ovvero gli oggetti. Il fulcro del lavoro è stato quello di raccontare i protagonisti, quindi incentrare questo racconto sui protagonisti che sono i miei nonni e raccontarli appunto grazie alla memoria culturale, alla cultura materiale, scusate. E la cosa interessante che ho cercato di... La cosa interessante è soprattutto il discorso dell'accumulo, perché mi sono trovata con tantissimi oggetti in tutti gli angoli della casa e quindi ho sentito l'esigenza di documentarli tutti.
insomma, fare una selezione in realtà anche che potesse parlare al lettore e potesse permettergli di riconoscere quella che è la cultura materiale che trova nella sua casa. E quindi ho scelto la strategia dell'elenco, del catalogo, un po' per questo discorso del racconto e un po' per presentarli tutti, perché secondo me nessuno non aveva la dignità di essere presentato in un certo senso. Un altro linguaggio che è l'ultimo che ho utilizzato è quello dell'archivio, che da un lato mi è servito per riconoscere e soprattutto per presentare al lettore i volti, insomma, di queste persone e per riconoscere quella che è la mia genealogia, in un certo senso, da chi provengo. E dall'altro invece però si innesca anche un discorso relativo alla fotografia e alla veridicità della realtà che la fotografia, come dire, si pone di tradurre e di restituire. Perché ho attivato l'album fotografico che, insomma, per eccellenza il racconto della nostra discendenza, delle nostre origini, ho prelevato delle immagini fotografiche da questo archivio e le ho rifatte ad oggi. Quindi ho cercato di imitare la pellicola, ho cercato di imitare le inquadrature e quant'altro. Infatti è nella sequenza in cui sono state messe nel libro queste immagini che un po', in questo caso l'immagine viene tradita in un certo senso dal momento in cui poi dopo viene svelato che la foto è solamente una copia, un'imitazione, che in realtà è un'esigenza nata un po' da una necessità emotiva che avevo di guardare queste immagini e ritrovarmi poi negli stessi posti, che però alla fine, come dire, sì, la riproduzione, sì, la messa in scena, però appunto l'immagine in un certo senso si tradisce da questa sequenza, dalla successione in cui compaiono nel libro, appunto perché finiscono per presentare una realtà completamente diversa da quella che è quella del modello di riferimento. E dunque la conclusione è un po' che il senso ultimo di questo libro è iscrivere gli effetti di questo catalogo attraverso cui è stata possibile tratteggiare la loro biografia, ripercorrere la loro storia, e questo è stato possibile attraverso la fotografia, che è stato un vero e proprio strumento conoscitivo e anche, come dicevo inizialmente, una terapia d'urto. Ecco, l'ho concluso. Nel senso che ho rappresentato
rappresentato quelli che sono i rituali domestici che vengono messi, che ho visto mettere in pratica in queste circostanze, ovvero il coprire gli specchi, il vasetto con i soldi che si lascia, insomma, per pagare l'ingresso, ecco, all'altro mondo. E poi c'è un'altra parte relativa al fatto di portare lutto, quindi per un certo periodo di tempo ho indossato, non per portare avanti, insomma, una tradizione che non mi è stata inculcata, non mi è stata dettata o nient'altro, però non mi vedevo con nessun colore addosso, e quindi questa parte era importante per me, seppur sintetica, ecco, ho voluto comunque inserirla in quanto è quello che effettivamente uno fa lì in quella circostanza, e volenti o nolenti, tradizioni o no, sono cose che insomma descrivono un po' quello che è il momento. Sì. No, poi la tua furia catalogativa, no? Degli oggetti, mi piacciono i catalogi. Che liste. Alla fine lo possiamo notare loro, anche nella parte più narrativa, delle immagini e documentazioni che sono molto evocative delle due case, comunque anche lì si dà il catalogo di documentazione, perché frammenti che diventano un altro sottocatalogo rispetto a quelli stilati, che sono molto più sospese. Questa parte, infatti, che non l'hai citato, come è un'altra parte molto interessante. Sì. In questa parte, per esempio, ci sono alcuni dettagli che mi piaceva, cioè ho voluto fotografare perché mi ricordava un po' un concetto di Duchamp, dell'inframismo, quelle situazioni in cui non puoi attivare il significato di quello che vedi, perché sugli oggetti, sulle cose si conserva il calore delle persone, quindi ci sono stati dei frammenti che ho trovato nelle case che secondo me suggerivano una presenza, suggerivano insomma anche dal lato un'esigenza da parte dell'oggetto stesso di essere ripreso e riattivato in un certo senso, come può essere un citofono, come può essere un cuscino, insomma, questi sono anche altri cataloghi, un catalogo nel catalogo. Sì. Via. Una tematica che ci riguarda tutti, complessa e delicata.